Con un approccio un po' molle, perché? Ma un approccio assurdo, onestamente incomprensibile, cioè perché avevamo proprio anche lavorato per un altro tipo di atteggiamento e invece il campo ha detto tutt'altro. Abbiamo fatto il primo tempo proprio in maniera, non c'eravamo, proprio abbiamo concesso sia sotto l'aspetto così proprio del fraseggio e delle giocate una facilità incredibile al Latina, perché non c'era aggressione, non c'era pressione su certe situazioni, non si accorciava la squadra. Bisogna capire che le partite iniziano dal primo minuto, poi il gol di vantaggiato ci ha rimesso in partita e devo dire che poi il secondo tempo si è visto un altro Livorno, è un Livorno più determinato, abbiamo creato parecchie palle gol, ci sono stati degli episodi anche dubbi, cioè, a parte il terzo gol che abbiamo preso un po' di rimessa in contropiede, che eravamo diciamo in una situazione un po' estrema, è chiaro che poi come abbiamo fatto il secondo tempo si meritava anche il pareggio. I risultati per il momento non arrivano, lei è arrivato in corso d'opera a metà settimana sostanzialmente, come pensa di portare il Livorno da qui, prospettiva futura anche a livello tattico? Ma adesso vediamo, dobbiamo recuperare anche certi giocatori, perché il discorso di Iene, di Vajushi e Fedato è molto importante. Quando abbiamo magari anche queste situazioni sotto controllo e sono giocatori che ti possono permettere soluzioni diverse. Con aver modificato un po' l'assetto tattico della partita, soprattutto della squadra, come si approccia appunto in queste partite, può essere già digerito del tutto oppure c'è ancora qualcosa forse da perfezionare per quanto riguarda questi meccanismi, perché forse qualcosa non ha funzionato da questo punto di vista, al di là del carattere che poi appunto andando con il divenire della partita mi sembra che poi sia arrivato. Ma sì, sicuramente c'era da avere un atteggiamento molto più aggressivo, una linea difensiva più alta dove avevamo lavorato, pressioni sui loro attaccanti di riferimento, invece li abbiamo lasciati giocare tra le linee con una facilità incredibile. Cioè sono cose queste che su cui abbiamo lavorato e su cui dovevamo intervenire e trasformarle. Non l'abbiamo fatto, siamo andati in difficoltà e ci lavoreremo, sono situazioni che magari rivedremo un attimino sotto anche l'aspetto tattico. È una squadra di ragazzi giovani dietro, perché sono tutti ragazzi molto giovani, è chiaro che però bisogna crescere in fretta. Senti, per vedere diciamo qualcosa di positivo in un pomeriggio del genere, forse i gol che abbiamo subito, al di là appunto di come dicevi dell'approccio morbido alla squadra in generale, però non l'abbiamo subiti così in modo ingenuo come in altre circostanze, perché sono arrivati due gol. Il primo gol è... si poteva evitare. Il primo gol non si può prendere così, cioè la fase difensiva deve essere molto più presente, cioè non si può lasciar calciare, cioè sono situazioni su cui in Serie B ti castigano, cioè al di là poi che sappiamo che sono ragazzi giovani, cioè dobbiamo lavorare perché questo non avvenga più. Lavorare anche sulla testa sotto un certo aspetto. Cioè, sotto un aspetto proprio difensivo che deve essere consono anche alla situazione che nasce, bisogna saperla trasformare. Abbiamo preso un gol senza intervenire in nessuna zona del campo con una diciamo leggerezza che non è ammissibile.